Anzitutto auguri a chi oggi festeggia l'onomastico, oggi è San Luca Evangelista, quindi auguri, auguri a tutti e a tutti e vi auguro di riscoprire nella vostra vita il valore, la bellezza e la potenza della Eucaristia. Il 25 maggio del 1969 il cardinale Giacomo Lercaro, famoso cardinale teologo di Bologna, commemorò Padre Pio da Pietrelcina ai gruppi di preghiera appunto nel congresso eucaristico diocesano. Sapete che cosa ha detto il cardinale Lercaro di Padre Pio? Proprio ha centrato il tutto su Padre Pio e la messa. E dice queste parole: realmente Padre Pio sottolineava in modo singolare il più sublime, il più alto, il vero atto sacerdotale del suo ministero, che è la Santa Messa. La sua messa, celebrata in una maniera inconfondibile, dice il cardinale Lercaro, richiamava l'attenzione ed incideva sulla devozione di quanti la presenziavano. Vedete come già all'epoca si notava questa capacità di cambiare il cuore, di incidere sulla vita delle persone della messa di Padre Pio. Tutti i ministeri pastorali, disse Sua Eminenza il cardinale Giacomo Lercaro, tutta la predicazione, tutti i sacramenti stessi, secondo il Concilio Vaticano II, sono finalizzati alla Santa Messa, che è il vertice di tutta l'attività della Chiesa e la sorgente di tutte le sue risorse, di tutte le sue energie soprannaturali. Mi starete a chiedere, ma che c'entra Padre Pio con il Vaticano II? Padre Pio ha anticipato quello che poi il Vaticano II, dopo anticipato di circa 50 anni, quello che il Vaticano II ha detto solennemente sull'Eucaristia e sulla Messa. Certamente lui lo ha anticipato nel suo spirito, lo ha sottolineato con la sua esperienza e lo ha evidenziato a tutti quelli che ogni mattina erano con lui attorno al suo altare. E continua il cardinale Lercaro: anticipato la proclamazione non a parole ma coi fatti del valore della Santa Messa, e la sua frase, direi teologicamente indovinata, ha significato proprio questa anticipazione meravigliosa. E qual era questa frase di Padre Pio? Il mondo, diceva Padre Pio, sottolinea il cardinale Lercaro, potrebbe stare anche senza sole, ma non può stare senza la Santa Messa. Che cosa sarebbe la nostra terra, conclude il cardinale Lercaro, senza il sole? Voi lo potete immaginare. La Santa Messa, centro dall'universo, deve essere il sole della nostra giornata e della nostra vita. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!